Siamo con Mister Archetti, tecnico degli allievi d'elite della Viterbese. Viterbese reduce domenica da una grande impresa, l'abbiamo scritto sul nostro sito. Mister, recuperare una partita del genere contro una Tor Tertese è stata una grande impresa. Ma le imprese lasciamole agli eroi, diciamo. Noi abbiamo vinto una partita sicuramente particolare. Particolare perché abbiamo finito il primo tempo sotto di un gol, abbiamo cominciato il secondo tempo, siamo rimasti subito in 10, abbiamo preso il secondo gol, il terzo gol e poi da lì effettivamente c'è stata una partita completamente diversa. Abbiamo recuperato oltre i 3 gol, abbiamo fatto anche il quarto, abbiamo preso anche una traversa in 10 contro una squadra, secondo me la più forte che abbiamo incontrato. Non ho trovato un difetto in nessun loro giocatore, né in quelli, nei primi 11 né in quelli che sono entrati. Quindi grossi complimenti ai miei ragazzi, dal primo all'ultimo ho visto tutti i partecipi e veramente hanno dato il 120% più che dall'inizio alla fine, dal quindicesimo del secondo tempo fino alla fine. Però chiaramente un plauso va a tutti questi ragazzi che hanno messo l'anima per cercare di recuperare la partita prima e vincerla dopo. Ecco, cosa scatta? Magari nella testa di un giocatore si vede nettamente sconfitto, poi in pochi minuti si riesce a ribaltare la situazione. Sì, effettivamente a me è la prima volta che capita chiaramente questo ribaltamento di fronte in pochi minuti, però nella storia del calcio non è sicuramente la prima volta che accade. Flessione degli avversari è evidente, perché probabilmente sul 3-0 un uomo in più, forse un calo di tensione, un calo di concentrazione, anzi senza il forse, viene in modo naturale. Da noi invece è scattato proprio il contrario, cioè nel senso grandissima voglia di recuperare, non mollare mai su ogni pallone, arrivare prima sull'avversario, grandissimo più agonismo rispetto a quello messo nel primo tempo. Quindi, ripeto, grazie e complimenti ai miei ragazzi, però un applauso particolare va a Simone Venanzi perché è entrato il secondo tempo e ha fatto una grandissima partita. Ha avuto anche un problema al ginocchio, quindi non stava al 100%. E sì, un plauso particolare va a lui e mi meraviglio anche che nessun'altra società più importante della Viterbese, parlo anche di livello professionistico, non si sia accorto delle qualità di questo ragazzo. Un gruppo consolidato nel tempo, ci sono state però defezioni importanti, partenze importanti, ricordiamo Bonaventura e Bordo che facevano parte di questo gruppo che sono andati al Perugia, una Viterbese però al 96 sempre altamente competitiva. Sì, oltre a Bonaventura e Bordo che giustamente sono andati a provare un'altra esperienza perché le loro qualità consentono di provare questa altra esperienza. Non dimentichiamo neanche Giorgio Chiaranda, che è un altro ragazzo molto interessante, mi è dispiaciuto molto non averlo quest'anno, però non cambierei uno dei miei ragazzi con altri ragazzi, non li cambierei perché mi stanno dando tutto, gli allenamenti sempre presenti, concentrati dal primo all'ultimo minuto d'allenamento, grande disponibilità, quindi non cambierei nessuno dei miei ragazzi. Probabilmente il fatto di essere competitivi in questo momento è dato da questa disponibilità che mi stanno dando i ragazzi. È chiaro che ci sono squadre più forti nel girone rispetto a noi. Noi daremo sempre il massimo, poi grossi obiettivi non ne abbiamo, se non quello di mantenere la categoria da una parte e far crescere i ragazzi giustamente dall'altra. Settore giovanile della Viterbese, magari forse un po' troppo, secondo il nostro modesto parere, un po' troppo bistrattato un po' dall'ambiente, forse dagli addetti ai lavori, non si sa bene perché. Ma i risultati negli ultimi anni sono stati più che buoni. Hai detto tutto tu, concordo pienamente in questa tua analisi. 2 anni fa abbiamo dato Provenzano al Chievo, Paolelli alla Roma, 2 ragazzi al Perugia. Altre società sono fortemente interessate ai nostri ragazzi, anche dei giovanissimi. Secondo me il settore giovanile, io sono arrivato quest'anno, ma il settore giovanile di Viterbese negli anni passati non ha lavorato bene, ha lavorato benissimo, persone competentissime, anche quest'anno chiaramente ci sono persone molto competenti, però deve essere uno stimolo per tutti i ragazzi vedere che altri loro compagni sono andati in squadre più importanti. È evidente che se questi ragazzi sono andati nei professionisti, gli addetti ai lavori della Viterbese hanno lavorato molto bene. In conclusione, mister, si sta comportando benissimo anche la prima squadra, tu da ex giocatore della Viterbese, quanto può essere importante una Viterbese sul proscenio del calcio professionistico?
Ma tutto, la prima squadra fa da traino a tutto il settore giovanile, chiaramente. Proprio domenica ha giocato ad Arezzo, ha fatto una gran partita. Io mi ricordo quando giocavo qua, abbiamo giocato anche noi ad Arezzo con un allenatore dall'altra parte, Serse Cosmi, era campionato di C1. Quindi fa un po' effetto vedere Viterbese e anche l'Arezzo in un campionato di Serie D. Potenzialità quest'anno ci sono per fare un buon campionato, senza fare voli pindarici, comunque sempre stare col piede per terra. Hanno un grandissimo allenatore, hanno un allenatore molto competente, giovane ma molto preparato. Forse questa è l'arma in più per la Viterbese di quest'anno. Benissimo, bocca al lupo per i prossimi impegni e alle prossime interviste. Crepi e grazie, buona giornata.